Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi voglio porre in evidenza una questione riguardo a Dynamax e Gigamax che non è stata ancora incredibilmente trattata e che anzi ha prodotto un sacco di fraintendimenti che poi sono sfociati in battute totalmente prive di senso. Non fraintendetemi, non mi sono abbassato a fare un video in cui smonto un meme, ma per ora impostiamolo in questo modo. Quanto è alto un Pokémon Dynamax, o meglio, come può essere calcolata l'altezza di un Pokémon Dynamaxizzato? Prendiamo banalmente l'esempio di Wailord. Questo Pokémon è alto ben 14 metri e mezzo e peraltro è stato confermato in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Di conseguenza avrà la possibilità in questi titoli di Dynamaxizzarsi. Siccome però all'interno dei trailer di Pokémon Spada e Pokémon Scudo per l'appunto vediamo un sacco di Pokémon molto più piccoli di Wailord da Dynamaxizzare e raggiungere dimensioni importanti, come ad esempio Eldegoss che di base sarebbe alto semplicemente mezzo metro, la domanda spontanea che tutti ci siamo posti di primo acchito è stata: ma un Pokémon molto più grande di Eldegoss quanto diventa grande con la Dynamax? Una domanda che ovviamente, al di là della curiosità, ha scatenato molto l'ilarità della community, con l'unico problema che questa però non è giustificata. Cerco di spiegarvi in breve il perché. In una frazione del secondo trailer di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, uscito il 5 giugno, assistiamo al confronto tra due Pokémon Dynamaxizzati ben visibili ai due lati dello schermo. Alla nostra sinistra abbiamo un Grookey, mentre alla nostra destra il già citato Eldegoss. Come potete benissimo vedere, la dimensione dei due Pokémon è pressoché identica, senza che uno dei due sovrasti particolarmente l'altro. La cosa interessante è che se noi però andiamo a vedere le altezze di quei due Pokémon non influenzati dalla Dynamax, notiamo una discrepanza importante tra le due specie. Se infatti Eldegoss è alto mezzo metro, Grookey raggiunge appena i 30 cm e quindi è di fatto poco più della metà di Eldegoss. Per capire meglio la sproporzione che ci sarebbe tra i due Pokémon, immaginate che la Dynamax faccia crescere un Pokémon 10 volte tanto rispetto alla sua altezza attuale. Nel caso di Eldegoss il Pokémon raggiungerebbe ben 5 metri di altezza, mentre Grookey rimarrebbe sui 3 metri, una differenza che sarebbe sicuramente visibile, soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che ho preso 10 come numero, ma in realtà la Dynamax fa aumentare i Pokémon molto di più rispetto ai numeri che ho proposto e dunque la differenza sarebbe ancora più abissale. Ma questo aspetto lo chiarirò a breve tra un attimo. Ciò che conta è l'aver capito che l'energia Dynamax non sembra quantizzata. Cioè, per farla semplice, l'energia Dynamax che un Pokémon assume non è un numero preciso, perché altrimenti Eldegoss risulterebbe molto più grande rispetto a Grookey. Data la statura equivalente tra i due Pokémon, sembra quasi che la Dynamax, indipendentemente dalla sua quantità, sia in grado di aumentare le dimensioni del Pokémon a sproposito fino a un particolare limite che non può però essere superato. Un po' come se la Dynamax spingesse i Pokémon a un limite che poi quei Pokémon stessi non potrebbero in alcun modo superare. Limite in questo caso determinato proprio dalla loro statura. La domanda su chi o cosa imponga questo limite la vedremo più avanti. Il punto della faccenda adesso è: quanto è effettivamente questo limite? Torniamo un attimo al nostro frame del trailer. Per misurare l'altezza dei due Pokémon Dynamax in campo, dobbiamo trovare un'unità di misura il più possibile attendibile e in questo momento, dato questo frame, l'unica disponibile è la statura di Yarrow, della quale però non siamo a conoscenza tramite una fonte ufficiale e dunque supponiamo che sia alto come un uomo medio europeo, quindi 1,80 m. Riproducendo la figura di Yarrow più volte, formando una colonna che cerchi di raggiungere l'altezza di Eldegoss e Grookey, notiamo che, con tutte le approssimazioni del caso, Yarrow è contenuto all'interno di un Pokémon Dynamaxizzato per ben 11 volte. Moltiplicando la statura che abbiamo attribuito a Yarrow, ossia 1,80 m, per il numero di Yarrow contenuti all'interno dei Pokémon Dynamaxizzati e quindi 11, otterremo una grandezza di 19,8 metri, insomma in pratica 20 metri. E visto che ciò è applicabile sia a Eldegoss che a Grookey, che sono due Pokémon che allo stato naturale presentano delle divergenze importanti per quanto riguarda la loro statura, allora possiamo asserire che ogni Pokémon, sia Dynamax che Gigamax, sia alto all'incirca una ventina di metri. Dunque, ipoteticamente, anche un Wailord, che pure è alto 14,5 metri, nella sua versione Dynamax risulterebbe crescere solo di 5,5 metri, risultando di fatto un Pokémon alto comunque 20 metri. Benissimo, ora che abbiamo capito che un Pokémon Dynamax e Gigamax è alto all'incirca 20 metri, direi che il video può concludersi qua. Io spero che vi sia piaciuto e se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Vi piacerebbe.
Abbiamo capito che l'energia Dynamax non porta un Pokémon a crescere esponenzialmente, ma gli permette di raggiungere una determinata altezza che non è più superabile. E questo accade con ogni Pokémon al di là della loro statura allo stato naturale. Eppure, come si spiega ciò? Com'è possibile che un'energia che di fatto è priva di volontà possa imporre un limite? Di fatto non ha potere decisionale. Immaginiamola per un attimo così. Se io trasferissi una parte di energia immagazzinata dentro di me ad un altro essere, è impossibile che questo, per quanto l'energia possa essere anche infinita, compia sforzi che io non potrei compiere di mio. Questo perché l'energia proverrebbe comunque da me e di conseguenza, qualora io non la cedessi, sarei in grado di compiere lo stesso sforzo che compierebbe l'essere qualora io invece l'avessi ceduta. Analogamente per l'energia Dynamax, qualora un essere avesse ceduto una parte della propria energia a un Pokémon, quel Pokémon non potrebbe crescere più del proprietario dell'energia, proprio perché la crescita necessita di quell'energia che precedentemente era del primo essere. E immagino abbiate intuito perché io stia parlando di essere e non di Pokémon. E del resto, chi mai potrebbe essere il proprietario legittimo dell'energia Dynamax se non Eternatus? Del resto, il Pokémon gigante per eccellenza dovrà pure essere più alto di ogni altro Pokémon, no? Certo, direte voi, ma è impossibile calcolare le dimensioni di Eternatus. Non possiamo affermare che quella raffigurazione sulla collina abbia una certa statura, perché di fatto non possiamo confrontarla con nulla. E dunque non abbiamo assolutamente conferme del fatto che possa essere alto 20 metri come un Pokémon Dynamax. Se vi attaccasse Eternatus, un Pokémon che dalla raffigurazione sulla collina sembra essere clamorosamente grande, come provereste a difendere la vostra città? Forse con delle mura? E non sono forse quelle di Galar altissime? Non lo sono forse abbastanza da surclassare clamorosamente gli alberi che possiamo incontrare nelle aree selvagge? E a che scopo creare delle mura così alte se non per difendersi da qualcosa di clamorosamente alto? Qualcosa di sufficientemente alto da distruggere le vecchie mura che ora giacciono come rovine nella terra selvaggia? E forse per il timore che qualcosa possa accadere a Galar, che le mura della città con gli ingranaggi sono così tanto grandi? E infine, siamo davvero sicuri che Eternatus abbia agito da solo? Del resto, l'area selvaggia che è precedente alla città con gli ingranaggi è la più vasta della regione. Non è forse l'area che ospita la maggior concentrazione di Pokémon Dynamax? E soprattutto, un tempo le mura non si estendevano al suo interno? Che qualcosa o qualcuno abbia potuto ridurre un'intera civiltà, un'intera città, a quella che adesso vediamo come una terra selvaggia con dei Pokémon in grado di ingigantirsi a sproposito? Dei Pokémon la cui natura più malvagia può venire fuori solo quando sono affetti da questa energia. Vengono circondati da strane aure rosse, hanno dei simboli strani sul capo, si squarcia sulla loro testa al cielo, ci proietta nel mondo dei giganti. Abbiamo sempre pensato nel nostro percorso di teorie che l'energia Dynamax presente a Galar lo fosse perché Eternatus, una volta sconfitto, l'avrebbe rilasciata. E se invece Eternatus l'energia l'avesse liberata spontaneamente? E se la volontà di Eternatus fu proprio quella di consegnare l'energia Dynamax a determinati Pokémon per liberare il loro potenziale represso e per creare degli esseri inferociti che attaccassero la razza umana? Del resto, l'abbiamo sempre detto che i popoli antichi di Galar sembrano aver avuto una sorta di timore verso questi Pokémon giganti. Lo dimostra la grandissima scultura di Dugtrio, che è addirittura visibile dalla mappa che abbiamo ricevuto al primo trailer. E quale potrebbe essere il timore più grande se non quello di essere attaccati per una seconda volta dai Pokémon giganti? Quale paura più angosciante, più stringente di una seconda apocalisse, di un secondo Ragnarok? A questo punto forse non solo con Eternatus, ma con un intero esercito di Pokémon giganti totalmente fuori controllo. E però c'è un però: che paradossalmente gli studi di flora sull'energia Dynamax possano essere anche la chiave vincente per l'umanità. Se il potere della Dynamax fosse allo stesso tempo la condanna e l'amnistia del genere umano, e se la civiltà Pokémon arrivati nell'era attuale avesse compreso appieno il potere dei giganti e fosse divenuta in grado di contrastare la minaccia di Eternatus. Perché ricordiamolo, il primo Ragnarok, la prima venuta di Eternatus sulla Terra, ha generato il caos, ha distrutto civiltà, il popolo di Galar non ricorda nulla, probabilmente è stato decimato. Forse sarà proprio grazie a quel potere ancestrale risalente all'origine dell'universo che Eternatus lascia sulla Terra che l'umanità sarà in grado di salvaguardare i propri cari, la propria regione e in ultima analisi l'intero multiverso. E forse l'energia Dynamax, come aprirà il portale per la venuta di Eternatus tramite un errore, sarà anche quell'energia e quel potere in grado di chiuderlo. Sono tante domande, certo, ma forse due cose possono essere definite certe. Il primo Ragnarok, la prima apparizione di Eternatus nel nostro mondo, fu sventata a malapena con danni enormi, forse da Zacian e Zamazenta. Il destino del secondo Ragnarok, però, è nelle nostre mani. E lo è tanto nel suo giungere, quanto nel suo mitigarsi. Beh,
Bene ragazzi, anche questo video teoria, che in teoria non doveva essere un video teoria perché voleva essere un video molto più tranquillo, è giunto al termine. Io spero che comunque vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, in particolare da Twitch, ve lo ricordo sempre. Vi ricordo inoltre la famigerata campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Per il resto ragazzi, io vi ringrazio per la visione, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate della teoria e se avete accorgimenti da fare. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.